Filippo Bisciglia, dopo l'ultima puntata di Temptation Island, è finito al centro di una bufera social, i fan hanno criticato il suo atteggiamento. L'edizione autunnale di Temptation Island sta riservando non pochi colpi di scena. Ha avuto inizio, con la conduzione di Filippo Bisciglia, martedì 10 settembre 2024 e a breve ci sarà l'ultima puntata. I protagonisti hanno scelto di partecipare per mettere alla prova il loro amore e per risolvere questioni interne, dovute a tradimenti, ad una mancanza di fiducia e spesso per alcune incertezze di uno dei partner. Nell'appuntamento andato in onda martedì 15 ottobre c'è stato il falò di confronto per quasi tutte le coppie. Mirko e Giulia hanno deciso di lasciare il programma da separati, per volere soprattutto del giovane, anche Antonio e Titti hanno scelto di non continuare la loro relazione. La fidanzata ha visto molti video del suo fidanzato, in cui non solo screditava il loro amore ma si è mostrato particolarmente preso da una tentatrice. Filippo ha quindi avuto modo di parlare con le coppie protagoniste, solo che al termine della serata è finito al centro di una vera e propria bufera social. Temptation Island, il pubblico contro Filippo Bisciglia, il conduttore è finito nel caos. Dopo l'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda martedì 15 ottobre 2024, è scoppiato un vero e proprio putiferio sui social. Filippo Bisciglia ha avuto modo di parlare con le coppie che hanno poi deciso se restare insieme o uscire dal programma da singolo. Ebbene, poche ore dopo molti utenti sul web si sono scagliati contro il conduttore per l'atteggiamento poco consono che secondo il loro parere ha assunto. In particolare tanti telespettatori hanno spiegato che Filippo invece di difendere chi ha subito il danno si è schierato dalla parte di chi ha sbagliato. Per esempio, nel confronto tra Alfred e Anna, ha difeso il giovane, lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni che hanno fatto non poco rumore. Rivolgendosi al fidanzato ha infatti detto, quando due persone non si amano più non è colpa di nessuno e quando andrai a scusarti con i genitori di Anna, vedrai che capiranno. Lo stesso ha fatto nel confronto tra Mirko e Giulia, prendendo le difese del ragazzo. Quest'ultimo, dopo aver lasciato la fidanzata, ha confessato di aver provato delle emozioni per un'altra persona e a quel punto Filippo lo ha consolato, affermando di non avere colpe per aver smesso di amare Giulia. Appena dopo l'ultima puntata, per questo, è scoppiato il putiferio sui social, in tanti hanno criticato l'atteggiamento del conduttore, a Filippo l'edizione invernale non fa bene, Filippo riprenditi. Ma che messaggi sbagliati stai facendo passare? Chi ti vuole bene non ti tratta così, Filippo ha preso un cocco in testa. Polemiche che, a distanza di alcune ore, non si sono ancora spente.